Buona prima ragazzi, sono Jagger, oggi sono qui, nuovissimo video di Clash Royale. Non lo parlo da un po' di tempo perché le ultime volte che lo registravo, non avendo un computer potentissimo, quando mettevo il file di registrazione su Sony Vegas mi si bloccava su un frame. Di conseguenza devo ritornare su BlueStacks, che è il programma da cui registro Clash Royale da PC, e riattivare OBS e appunto riregistrarlo una o due volte o addirittura tre, perché capitava quasi sempre il solito problema fino a quando non riuscivo a avere la registrazione che poi diventava video che vedevate tutti voi. Comunque sono qua di nuovo su Clash Royale perché l'altro ieri mi è capitato di fare una partita mentre stavo scalando di leghe, nonostante faccia solo 2v2, però vabbè, quel giorno lì avevo voglia di scalare e mi sono messo con questo deck che ho messo assieme io, poi non so se l'ha inventato qualcuno o no. Comunque usavo il domatore, la fireball, il cavaliere, le frecce, il moschettiere, il miner, gli sgherri e i barbari scelti. E mi sono imbattuto contro, adesso aspettate che lo ritrovo, contro questo Fabio che utilizzava strega, orra di scheletri, barile goblin, domatore, zappo, orra di sgherri, valchiria e strigone di fuoco. E come avete letto dal titolo, è secondo me una partita da TV Royale. Per il semplice fatto che, adesso come andiamo a vedere, l'ho gestita bene, però c'è stato un punto dove ho avuto un, non dico blackout, però ho perso lucidità nel giocare. Adesso dal replay capirete. Come vedete io ho, volendo, già il push iniziale, quindi o con il domatore oppure con i barbari scelti. Lui gioca il barile goblin che glielo counter con le frecce. Siamo pari a livello di elisir perché abbiamo investito tutte e due 3. Io decido di partire dal fondo con gli sgherri. Lui mi gioca lo stregone di fuoco che gli vado a tramortire, diciamo, con la fireball. Questi due sgherri fanno delle hit notevoli sotto torre. Ci tengo a precisare che, vabbè, io ero di un livello superiore rispetto al suo, però vabbè. La partita è bellissima lo stesso, è stata combattuta ugualmente. Lui mi gioca a strega normale con davanti il domatore di cinghiali, che vado a fermare col moschettiere e cavaliere, però ho preso un bel po' di hit. Gioco il miner perché voglio far hittare sia cavaliere che muschi, ma lui mi ferma il mio push con l'orda di sgherri e la valchiria. Lui gioca il barile goblin che li vado a fermare con il moschettiere. Allora ho due truppe, una di terra e una di aria per ripartire. Lui allora a questo punto va di un push diverso da quello che mi ha fatto prima, ovvero orda di scheletri davanti e domatore dietro. Come sapete, il domatore, se arriva sotto torre, fa tantissimi danni. Sono costretto a giocare i barbari scelti. Allora adesso ho un buon push perché ho due barbari scelti e il cavaliere. Lui mi va a fermare il mio push, diciamo fermare, me lo va a rallentare, diciamo, con una strega giocata al lato della torre. Ha fatto un'ottima mossa, devo dire. Allora lui può ripartire con strega e barile, fermato con le frecce. Di qua vado a giocare il miner. Ormai la torre di destra ha 40 HP, quindi mi basta anche una semplice una semplice giocata di frecce e gliela butto giù. Ignoro inizialmente il mago di destra. Poi vado a fermarlo con il moschettiere. Intanto di qua con la valchiria, che è il counter per eccellenza dei barbari scelti, e con la strega mi va a fermare il mio push e mi va a giocare il domatore davanti alla strega. Mi fa un attacco splittato, ovvero orra di scheletri e barile goblin a destra, mentre strega e domatore a sinistra. Fino a qua ce l'avevo un pugno. Poi ho perso lucidità e mi ha fatto la torre con il push. Non ho frecce, quindi sono costretto a girare il deck. Vado di miner, all'ultimo secondo mi va a hittare la torre di destra.
che gliela butta giù. Rimane così a 169 la torre di sinistra e la mia 680. Vado a fermare il barile goblin con gli sgherri, mando le frecce in modo da avere 62 di vita sulla torre di sinistra, tiro la fireball e finisce qui la partita. Partita davvero combattuta, secondo me merita di essere vista. E niente, adesso non termina qui il video perché sennò dura troppo poco. E passerei al 2v2, 2v2 che vado a usare con, che vado a giocare con questo deck. Perché non mi piace avere ad esempio il domatore in uno scontro appunto in 2v2 perché preferisco truppe che vanno a aiutare dalla lontananza come il Gigante Royale. Gigante Royale che è accompagnato da Stregone di Ghiaccio, Fuorilegge, Farbol, Sgherri, Frecce, Moschettiere e Cavaliere. Con ciò vado a cercare un 2v2. Ok, questo è il deck di giapponese, cinese, non so riconoscere quale delle due è di lingua. Comunque non mi fa impazzire il suo perché boh, non capisco l'utilità della cura, ad esempio, però vabbè, contento lui. Lui mi gioca il boia, gli sgherri sono stati tramortiti. Perché qua la tornado? Non ho capito qua la tornado, comunque vado a bloccare il gigante con il cavaliere, lui mi gioca il barile, aia, questo è un bel push. Ok, Tesla, devi farmi fuori assolutamente lo stregone di fuoco. No, mi targetta il muschio, perfetto. Abbiamo preso tantissimi danni. Vediamo come rifarcela. Lui cos'è che ha in mano? Ma lui c'ha pronto il bocciatore. Potrei mettergli davanti il gigante royale e lui dietro può mettermi il bocciatore. Vediamo se l'ha capito. Sì, perfetto. Ok. Potenzialmente è un buon push. Ok, mi gioca i pipistrelli. Ah, lui ha la nuova leggendaria. Ok. Vado a togliermi i sarcieri, faccio tornare indietro il cavaliere. Sì, ma qua prendiamo tantissimi danni. No, hai felato completamente la tornado. Questa torre è andata completamente, non c'è neanche bisogno di difenderla con questi sgherri. Vediamo di fargli questa torre in modo da arrivare in parità. Ok, fuori legge, dai. Perché non mi ha fatto la carica? Vabbè, fermiamo questi. Non mi tira le frecce. Si è bloccato tutto. Non me le ha tirate. Perfetto. Questo è il problema che vi dicevo, eh. Quindi 43 secondi. Andiamo di Gigante Royale perché una torre la dobbiamo fare. Poi andiamo. Qua la cura serviva. Stregone che glielo countero qua. È rimasta 176. Potevi giocarla meglio quella. Non gioca molto bene la tornado l'alleato. Le frecce riesco? Ok, bravo, gioca le frecce che te le gioco pure io. Bene. E adesso siamo in parità. Solamente che lui ha loro hanno più vita con la torre. Allora, devo fermarglielo assolutamente. Il cavaliere è davvero forte, eh. La nuova leggendaria qua è molto forte. Ok, siamo riusciti a fermarlo, solo che il mega sgarro va in hit. Il mega sgarro fa male. Allora, lui parte dal fondo col boia. Vediamo di mettergli il gigante royale. Questi sono bei danni. Qua devo fermarglielo. Cos'è che ha messo lì il cavaliere? 1786, lui gioca una cimitero difensiva, quindi dovrebbe finire in parità. A meno che non abbiano una raggio, una fulmine, una combo che possa buttare giù questa torre. Doppie frecce non fanno nulla, ok, a pareggio. Poteva andare peggio, dai.
Io penso che il video quindi sia durato già abbastanza. Di conseguenza, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un bel like, commentate, condividete, noi ci vediamo nel prossimo video. Non mandate lei, è bella, raga.